Diamola così. Cara lei, ti scrivo perché non ti voglio nella mia vita. Non posso svegliarmi una mattina e sperare che tu sia stato solo un incubo. E no, i sogni hanno la durata di una notte, la realtà di più. Credo di esserti molto simpatica, sei sempre con me. Ti piace darmi il buongiorno e augurarmi la buonanotte. Ti sono grata della tua costante presenza, ma gentile ospite silenziosa, non credi di esagerare? No. Allora sai che faccio? Parlo di te, della nostra vita insieme. Purtroppo non ci sarà nessuno a salvarmi. Questa è un'altra epoca e le battaglie da combattere sono cambiate. Non esiste il vissero felici e contenti. Ora ci si accontenta solo del vivere. Ma a me non basta. Mi salverò da sola perché mi hai addestrata a farlo. Come iniziare? Forse dalla parte più semplice, ma altrettanto difficile. Dicono che ammettere di avere un problema è l'inizio di una guarigione. Allora, senza se e senza ma, lo dico, lo scrivo e sottoscrivo. Sono Fernanda e sono una persona con sclerosi multipla. Grazie. È stato un ottimo inizio di serata, un inizio che ci ha fatto anche riflettere un attimino e spero che ci faccia riflettere anche tutti quanti in futuro.